Benvenuti e bentornati su Ogni Momento. Io sono Veronica e oggi mi trovo in compagnia di Oscar Valentini. Ciao Oscar. Ciao Veronica, ciao, grazie dell'invito come sempre, grazie molto. Grazie a te. E oggi ci parlerà sulla saggezza del corpo e salute. Quindi Oscar, ti lascio la parola. Grazie cara. Sì, questo è un concetto interessante del taoismo perché il corpo viene riconosciuto come saggio. C'è un suo istinto primordiale che è quello dell'autoconservazione. E questa autoconservazione viene sostenuta da un tipo particolare di energia che si chiama Jing. Questo Jing banalmente è quel tipo di sostentamento che permette al nostro corpo, ad esempio, di stare in stazione eretta. Tu forse sai, Veronica, che se io adesso svenissi, nonostante sono seduto, comunque cadrei a terra, perché il corpo in ogni momento ha bisogno di un minimo di energia di sostentamento che consente le funzioni vitali, consente la postura eretta, consente il funzionamento degli organi interni, l'espansione e la contrazione del cuore, il funzionamento del cervello e così via. E questo istinto di autoconservazione viene denominato saggezza del corpo. E a sede nei reni, in particolare l'energia Jing a sede nei reni, e nei reni ha sede lo spirito che si incarica della nostra volontà di sopravvivenza. E questo, insomma, questo passaggio verso gli organi interni ci porta proprio all'idea di saggezza del corpo che c'è nel taoismo, perché il corpo è una forma, no? Noi nel Tao sai che c'è lo yin e lo yang, ci sono i duali, ci sono sempre, le cose vengono sempre separate in due per cercare di comprenderle un po' meglio. E anche nella persona umana si divide ciò che si dice ha forma, si chiama Xing, e ciò che non ha forma, Wuxing. Queste due entità sono più banalmente, più usando concetti un pochino più vicini a noi, il corpo e lo spirito. La cosa interessante del taoismo è che nel nostro corpo viene riconosciuto che abbiano tanti spiriti. Questi spiriti non sono solo quelli un po' strani delle personalità, sai, uno, tutte queste voci che ogni tanto si sentono nella testa, non Sì. sono solo quelli. Gli spiriti sono anche degli spiriti estremamente saggi che abitano i nostri organi interni. E nelle varie scuole di taoismo ci sono tante pratiche per coltivare questi spiriti e farsi aiutare per mantenere uno stato di salute. La salute è estremamente importante quando si parla di pratica spirituale, perché essere in salute è un po' la base, la terra, il fondamento di poter praticare. Se uno ha un problema di salute, la pressione è molto alta, piuttosto che una stupidaggine, no? Questa debolezza cronica che prende allo stato al giorno d'oggi, no? Si fa tanto, ci si spende troppo e poi a Non fai niente un perché certo punto stai così, sì. no? E quando si sta così, quando non si è vivi, non si è vivaci, è difficile raccogliere la propria energia nel corpo perché non si raccoglie l'energia della mente. Quindi in realtà il corpo nel nostro mondo duale, forma e senza forma, è il radicamento forma di ciò che forma non ha la mente. Quindi il concetto di salute viene espresso, analizzato e coltivato molto molto profondamente nel taoismo, nella tradizione della medicina cinese, ma anche in tutte quante le scuole più sottili, più alchemiche, più spirituali, perché il corpo viene riconosciuto come il radicamento dello spirito. Quando il corpo è in salute, si può pensare di praticare. Quando il corpo non è in salute, è difficile farlo. Si può fare, ma diventa più difficile, specialmente per la persona comune. Poi per i santi, no? Tutti questi grandi maestri lo devono praticare sempre, no? Lo praticavano nel sonno, praticavano in ogni condizione. Però per le persone comuni, la salute è la prima forma per cominciare a sviluppare la saggezza della mente. Quindi anche questo link è interessante perché la saggezza della mente parte dalla saggezza del corpo. La saggezza del corpo è una saggezza che in qualche maniera, se si osserva profondamente e con attenzione,
non ci appartiene. È una cosa che automaticamente ci viene donata. Come quando ci tagliamo, no? Come quando ci tagliamo, che succede? Il corpo guarisce. Mm-hmm. Quindi il meccanismo di sostentamento e guarigione del corpo è un meccanismo automatico. Potremmo dire, usando una metafora contemporanea, abbiamo un hardware che funziona perfettamente, il vero problema è il software. Il software ogni tanto funziona così così. E quindi tutto quanto un po' crolla. E nel taoismo quello che si cerca di fare, si cerca di rendere le cose semplici. Noi ne abbiamo tanto parlato, no? Della semplicità, l'andare a vela, anche nei video precedenti. Rendere le cose semplici in questo caso significa reincaricare il corpo di quello che sa fare meglio, stare bene, focalizzando la mente sulla tranquillità, perché sostanzialmente il ruolo della mente, il ruolo del piccolo Shen, è quello molto spesso di interferire con questa saggezza. Questa saggezza fatta dagli spiriti che abitano gli organi, fatta dall'equilibrio dei cinque elementi che si manifesta nel ciclo di creazione, nel ciclo di controllo. Una serie di informazioni con cui il taoismo racconta lo stato di salute che abbiamo sconfitto, che abbiamo rotto con la nostra testa, con la nostra testa, con il nostro comportamento, con il nostro stile di vita, perché il corpo in sé per sé, lasciato da solo, è perfetto, non ha, funziona perfettamente fino a quando poi si spegne, perché poi quella è la funzione del corpo, a un certo punto non ci sostiene più, muore, ritorna alla terra e rientra nel ciclo di creazione degli elementi, no? Dalla terra si va all'acqua e così via. E però noi dobbiamo imparare a coltivare la mente anche grazie alla saggezza del corpo, quindi gli spiriti che noi abbiamo negli organi interni possono essere utilizzati per far stare in salute il nostro corpo, ma anche per radicare la nostra mente. Le pratiche dalle più semplici, come quella del sorriso interiore, di cui abbiamo anche parlato nei video precedenti, in questo possono aiutare, ma aiutano tanto anche gli esercizi del Qigong, la forma fluida del Tai Chi, le danze sciamaniche come la danza delle stelle. Sono tutti esercizi che mettono in connessione la mente con il corpo, in particolare con la saggezza del corpo, riconoscendo al corpo il ruolo che realmente ha, che è quello di stare bene. E scusa, per chi vuole sapere un po' di più sul sorriso interiore, Oscar Valentini sul suo sito ha un ebook completamente gratuito che lo potete scaricare, e anche c'è sul nostro sito web ogni momento.com. Ecco. Esattamente, poi c'è anche un video che abbiamo fatto qualche tempo fa in cui ne parliamo, quindi insomma per chi ci abbia voglia di approfondire un po' il sorriso interiore ci sono tanti strumenti che già sono a disposizione. E riconoscere la saggezza del corpo è una cosa che secondo me al giorno d'oggi sarebbe molto utile, perché ci dà la possibilità in qualche maniera di concentrarci sulle cose importanti. Le cose importanti non sono le cose che ci sono successe, non sono i problemi che abbiamo avuto, non sono nemmeno le cose belle che abbiamo fatto. Le cose importanti sono lasciare che ognuno faccia quello per cui è nato. E il nostro corpo è nato per sostentare la nostra mente. Noi quello che facciamo giornalmente è usare la nostra mente per minare la salute del nostro corpo, che in realtà è perfetto. Quindi in questo è anche molto interessante il concetto di salute, no? che si esprime nel taoismo, perché in realtà salute non significa assenza di malattia. A volte si può stare dal punto di vista clinico perfettamente, ma dal punto di vista taoista non essere in salute. E viceversa, si può avere la polmonite, ma dal punto di vista del taoismo essere in salute. Perché in realtà il corpo continuamente lavora sull'omeostasi. Questo suo meccanismo di conservazione è rappresentato da una serie di equilibri yin e yang.
Questi equilibri vengono conquistati e mantenuti per un periodo. Ognuno di questi equilibri è più o meno costoso per il corpo. A volte noi stiamo bene, però il nostro corpo è teso, è in tensione e mantiene, sta covando una malattia. A volte, al contrario, una malattia come può essere la polmonite può essere il risultato di una nostra purificazione a livello spirituale che manifesta attraverso il corpo. Quindi in realtà il concetto di salute, come tutte le cose nel Tao, si relativizza molto. In questo, secondo me, c'è un grande insegnamento. Non tutto quello che pensiamo sia giusto è giusto. Non tutto quello che pensiamo sia sbagliato è sbagliato. Le cose nella nostra vita hanno dei momenti in cui si manifestano nel giusto e nello sbagliato. La stessa cosa, no? Quello che si dice nel Tao è un mezzo tremendo nelle mani di una persona saggia diventa un mezzo saggio. Un mezzo buono nelle mani di una persona non saggia può diventare un mezzo tremendo. Vero. Questo perché purtroppo le cose dipendono dalle circostanze, non sono assolute. Il concetto del duale e dello yin e dello yang ci racconta proprio questa storia. Noi tramite questa storia di assoluta relatività dobbiamo cercare di afferrare il concetto di unità, Tao, Dio, integrando tutti questi duali. Giusto e sbagliato in realtà non esiste. Bene e male non esiste, salute e malattia non esistono. Esistono nel momento in cui io definisco cosa è malato, cosa è sano. Se no, nella mente dell'uomo saggio c'è il divenire delle cose. E il divenire delle cose, se noi ci guardiamo intorno, è virtuoso. Tutte le cose migliorano, anche se appunto dal punto di vista taoismo non migliorano, non evolvono, cambiano. E questo cambiamento, se noi ci guardiamo intorno, è utile per tutti. Perché? Perché se ci guardiamo intorno c'è aria per tutti, c'è cibo per tutti. Dove non c'è cibo, l'abbondanza del Tao lo fa arrivare. Le persone si mobilitano per portare cibo, per portare risorse. Oggi che tutto quanto è così veloce, oggi che tutto quanto è così sviluppato, stiamo cercando di aiutare tutte le persone che sono in difficoltà, sconfiggendo le malattie, portando risorse. Queste sono cose che fanno parte di questo circolo virtuoso, che in realtà è semplicemente il cambiamento delle cose. Le cose sono così, anche il nostro corpo è così, il nostro corpo migliora per far migliorare la nostra mente. Tutto quello che noi possiamo fare è impedirlo. Questo è il grande potere che noi abbiamo. Impedire questo circuito facendo così, no? Quindi con le nostre emotività, col nostro correre, con tutte queste piccole cose che fanno parte delle nostre piccole teste. Con la radio, di negatività FM. Che cosa? Con la radio a volte negatività FM. Sì. Accesa. È vero, è vero. Tutto dipende da dove ci si sintonizza, no? Bisogna sintonizzarsi sulle cose vere. E le cose vere sono le cose semplici. Il corpo, lascialo guarire. Cura la mente, il corpo guarisce. Questo è profondo, no? Perché appunto tramite il contatto con tutti questi spiriti negli organi, il corpo si chiama Ti, è importantissimo nella dottrina del Tao, nella filosofia, viene, per dirti, no? Le ultime pratiche alchemiche per diventare un immortale o un santo, a seconda di come lo si voglia chiamare, vengono raccontate da dei dipinti del corpo umano. Quindi in realtà nel nostro corpo c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Il nostro corpo è lo specchio del macrocosmo. Quindi nel Tao Te Ching si dice conoscere tutto il mondo guardando solo fuori dalla finestra. Perché in realtà tutto il mondo non è fuori dalla finestra, ma è dentro la finestra. Quindi noi dovremmo conoscere un po' meglio
il nostro corpo, la nostra costituzione energetica, il nostro equilibrio sottile, che viene raccontato appunto dalla medicina tradizionale cinese piuttosto che dalla dietetica, come mangiare. Queste cose dovremmo conoscerle un po' di più, dovremmo realmente apprenderle come base della nostra educazione, perché questo ci consente di guarire da soli. Ah, nel Tao quello che si studia è sempre indipendenza e libertà. Quindi quando uno ha un problema, nel Tao deve imparare a risolvere quel problema da solo. Per esempio, il mio ruolo è quello di insegnare alle persone che vengono con un determinato problema, che può essere emotivo, fisico, di comportamento al lavoro, nella famiglia e così via, le persone imparano non a risolvere il problema, o meglio, non è Oscar che risolve il problema viene risolto dalla persona attraverso una serie di strumenti che poi rimangono a disposizione. Quindi la persona, la volta successiva che si ripresenta lo stesso problema, non ha bisogno di chiamare Oscar, ma può fare da solo, indipendenza e libertà. Questa è la base del Tao. È la stessa cosa che ci insegna il corpo. Il corpo ha bisogno della sua indipendenza, ha bisogno di essere lasciato da solo, senza l'interferenza della mente, perché da solo riesce a guarire, da solo riesce a essere naturalmente vivace, pieno di energia, il flusso di energia del Qi, del Jing, che permettono allo Shen di radicarsi in queste tre forze che sono presenti nel nostro corpo. Sì, è lo stato naturale, diciamo. Assolutamente sì, è lo stato naturale. Bene. Siamo già da un po' qua. Ti faccio solo una piccola domanda prima di salutarti e salutare tutti voi. Allora, per una persona che dice, ok, bene, vorrei cominciare a fare più attenzione e badare un po' di più la mia mente e il mio corpo, il primo passo o i primi passi quali sarebbero? Beh, ad esempio, io questo solitamente le insegno nelle lezioni settimanali, solo che in questo periodo io sono fuori Roma per un periodo mio di ritiro, e quindi quello che sto facendo ancora è seguire gli studenti via Skype. Quindi le persone che sono interessate a avere più informazioni su come riconoscere la saggezza del corpo, entrare in contatto con gli spiriti degli organi, percepire questa vitalità che si ha all'interno del corpo e lasciarla libera nel processo di guarigione, io sono sempre a disposizione su Skype, le persone possono scrivermi, come sempre penso ci siano i riferimenti sempre, al sito, qua sotto troverete tutti i riferimenti, sì. Bene, sì, penso che questo sia tutto. Io vi ricordo che avete un corso di materializzazione di Vivet e Riccardo Sardone completamente gratuito su onnimomento.com e anche altre meditazioni, anche l'ebook sul sorriso interiore di Oscar Valentini che c'è sul nostro sito e anche sul suo. In più abbiamo la versione premium di Ogni Momento, che con solo 40 euro avete accesso a tutti i corsi e ore di corso di formazione. Quindi vi lascio l'info qua sotto e questo è tutto. Io ti ringrazio tantissimo, Oscar. Grazie Veronica, grazie a tutti e complimenti per il sito, perché è veramente una risorsa per tutti i ricercatori. Sì, grazie. E grazie a voi che ci avete accompagnato e seguito fin qui. A presto, ciao. Buona vita e buon Tao. Ciao.